Tutti, come sempre inizio questi video, i video in modo con i capelli molto trasgressivi, cioè senza senso. Stasera vediamo insieme la puntata di sto dicendo Joe Darwin, ok? Del se va buia. Del Grande Fratello. Poiché mi è piaciuto guardare la puntata con voi di Joe Darwin, guardiamo anche il Grande Fratello, perché un pochettino mi interessa, essendo che lo vedo un pochino più realistico, tra virgolette. Dell'isola dei famosi, mi interessa vederlo insieme a voi. Mi è piaciuto vedere il video precedente di Ciao Darwin, che poi vedremo anche la prossima puntata. E iniziamo con il GF. Inizio direttamente con il computer, così non mi vedete che guardo in cielo, del cielo praticamente. E niente, sì, iniziamo. Ho deciso di tagliare la pinzetta e è iniziata la pubblicità, cioè la pubblicità. E niente. Voglio sapere da voi, ma voi cosa ne pensate di Barbara D'Urso? Sono solo io che con il cuore non mi piace, nel senso che la vedo molto, molto, molto falsa. Ok, vi riappoggio sul computer perché oramai siete abituati. E niente, la vedo molto, molto falsa e molto a fatti suoi. Iniziamo. Avete mai notato che Barbara D'Urso gli occhi va sempre. Ma c'ha un tic, che c'ha? Vabbè. Cioè, ma è adorabile, zia Margi, ma cosa si è messa? Bellissima! Ma è stupenda! E stop, zia Margi. Guardate quanto è bella! Iva Zanicchi sarebbe praticamente l'altra opinionista. Wow. Vabbè, come opinionisti, Zia Margioglio, Zia Margi e Iva Zanicchi mi piacciono. La casa non è che cambia poi assai, cioè tantissimo, praticamente cambiano solo i colori, ma la struttura a me sembra quella dei VIP, dei precedenti VIP, dei ancora precedenti VIP, non è che cambia tantissimo. O forse sono io che sto sbagliando. Se l'avete visto insieme a me, Grande Fratello, fatemi sapere qui sotto nei commenti se sono io che non ho capito niente, se sono io che ho sbagliato a vedere la casa, però mi sembra uguale. Boh. Iva Zanicchi sta prendendo, recuperando zia Margioglio. Ce la farà? Ma chi lo so. Ma poi sono tutti amore, col cuore. Adoro. Adesso deve pescare il primo concorrente sperando che non sia VIP, ovviamente non VIP, e vediamo chi è. Per me è questo qua senza maglietta, che tra l'altro aveva la freccia in faccia. Avevo detto io che era quello senza ma la maglietta, Gennaro. Interessante, Gennaro. No, sono commenti che non c'entrano niente, però era Gennaro. Gennaro della Campania. Bravo, Gennaro, bravo! Indovinate, Gennaro non è. No, Gennaro è famoso. Me mezzo, è stato con l'aria del santo. Niente, mezza VIP. Praticamente sta tizia ha problemi con la cognata? Icardi, sorella di un calciatore famoso e già partecipato a un grande fratello del suo paese, Argentina se non sbaglio, ed è stata da Barbara D'Urso. Cioè, perché non lo levano sto programma da mezzo? Giustamente Barbarella influisce, perché poi se no domenica pomeriggio 5 di cosa parla? No, ma zia Margi è stupenda, cioè è bellissima. Ho capito male, io a Margioio non ha le mutande. Com'è curiosa la nostra Barbarella. Io che resteremo con il dubbio tutta la puntata se Margioio c'ha o non c'ha le mutande. Vabbè. E chi è? Molto 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 bene a Cristiano Maggiore. Sto parlando di lui. Il ciclone No, Lemme vabbè, ciao vi proprio. prego. Lemme. Che ci fa Lemme?
Io non lo tollero, cioè sono solo io a non tollerare lemme, ditemi che non entro in quella casa. Ciccioni o diversamente secchi. C'è proprio una cosa, proprio a pelle, non lo sopporto. Speriamo che se ne esci dal primo televoto. Cosa che sicuramente, anche se... Vabbè. Cioè, non so voi, un giorno mi piace più, cioè, vederlo non mi piace, comunque continuerò ovviamente il video. Ma ora è entrato Chicco, il marito, ex marito di Tina. Boh. Cioè, perché non chiamarlo direttamente Grande Fratello di Barbara D'Urso? Cioè, Grande Fratello VIP di Barbara D'Urso? Vabbè. Ci pensano che poi noi siamo stupidi, capito? In realtà siamo stupidi a guardarlo, però vabbè. Questo passa al convento stasera. Anche se c'era Made in Sud. Vabbè. Ok, Barbarella sta facendo conoscere a Kiko questa nuova Valentina. Scommetterete che Kiko si fidanzerà con Valentina? Ora entrerà una ragazza di 27 anni, molto giovane. Avrà qualcosa di famoso? Sì, ex fidanzata di Morgan. Indovinate, anche lei a pomeriggio o domenica live. Non è che io voglio criticare tutto, però se è il grande fratello NIP, cioè non VIP, cioè capite cosa voglio intendere? O sono io che la vedo così? Adesso stiamo parlando di Morgan e di questa tipa, insomma, Jessica, che non l'ho mai vista. Ogni volta è sempre un proseguo dei programmi del pomeriggio di Barbara D'Urso. Perché? Eravate a conoscenza del fatto che Morgan fosse, avesse una figlia? Io non lo sapevo. Uno. Due. Conoscenza del fatto che Morgan sono 6 anni che non vede la figlia. E Morgan dice che lei, la moglie, ex fidanzata, non gliela fa vedere, mentre lei dice che lui che non la vuole vedere, che non risponde al cellulare. Penso che sappiamo tutti che Morgan è un tipo un poco no. Quindi secondo me ha ragione lei. Secondo voi chi ha ragione? Comunque ragazzi, io adoro la sincerità di Valentina, l'influencer. Ufficiale del Grande Fratello è Adesso parlo con le femminucce. Come fa Barbarella con gli occhi. E di vostro gradimento, Gaetano. Ma che voce ha Gaetano? Wow, cioè a me questi tipi di voci profonde mi piacciono. Non ci fate caso, però. La voce è tutta ben modesta, modestissimo. Le donne non mi riescono a guardare negli occhi più di 16 secondi. Si conta, saccundati. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ah, non ci sei riuscita a guardarmi però, Che voi sono belli, ma i tipi che si atteggiano così non mi piacciono. Vabbè, non ci fate caso, i miei gusti sono strani, cioè io non li so manco io i miei gusti, però i tipi così. Ni. Posto fatto che deve contare, che conti 15 secondi. Chiamarci che dice che è bello ma non balla. Però è vero, ci sono tantissimi ragazzi belli ma non ballano. Voi sapete cosa vuol dire belli ma non ballano? Cioè, da come lo interpreto io, il bello che non ballano sono belli ma non valgono a niente. Lui è bello. Sembrava che mi stavo mettendo il dito nel naso. Comunque, lui è bello. Beh, bello, effettivamente bello. Ma ballerà? Poi questo fatto che ha avuto la delusione d'amore, non si innamora, sono tutte uguali. Vabbè, su questo lo appoggio, ragazzi, lo appoggio. Se dovessi parlare io della mia relazione, delle mie relazioni, soprattutto di quella che mi ha rovinato, non è più Grande Fratello, ma è Uomini e Donne di Sasa 93. Era solo donne, solo io. Sposta per te, non lo so, comunque è una cosa triste, praticamente triste, molto triste. Siamo pronti a ragazzi? Cioè, io no, psicologicamente no. Nel senso che non mi piace Barbara D'Urso. Cioè, in realtà fa tutto lei, tutti i programmi li fa lei. Pure ce ne abbiamo tantissime di conduttrici brave in Italia. Il cuore c'è sempre di mezzo, cioè in ogni frase ci sta col cuore, de che Barbara, de che, papù, col cuore, ah, così, sì, c'ho tremaglio, c'ho freddo.
Ragazzino di Io Canto. Quindi no, è famoso. È un'altra, no, un'altra famosa, mezza famosa, figlia di due famosi. Quindi fondamentalmente si ripete la stessa storia dell'anno passato. Grande fratello, mezzi VIP, not NIP. Cioè, io mi ricordo il vero grande fratello di tanti anni fa, quello che seguivo anch'io. Il grande fratello di tanti anni fa, dove praticamente davvero non c'erano i VIP, ma erano persone comuni come io, voi, che sicuramente vi starete guardando. E lì sì che era bello, quello con Pietro Tarricone, cioè non so se mi spiego, che poi successivamente hanno fatto carriera e ben venga perché hanno partecipato ad un reality, ma questi qua sono già VIP, cioè se non VIP del tutto mezzi, cioè comunque sono reduci da talk show, reality, da famiglia, da genitori e via dicendo. E qui ci riportiamo al fatto di Issima 91, che praticamente ha fatto un video dove praticamente lui ha detto che è stato richiamato, diciamo che comunque è mezzo famoso, ma non viene richiamato. E tutti questi sono, praticamente fanno parte del salotto di Barbara D'Urso. Adesso c'è Zia Margi. Zia Margi è il top. Cioè, Zia Margi è il top. Domanda del secolo è: ma Barbara D'Urso riesce a respirare con quel bustino? Mi giuro, io con quel bustino la vedo tipo aria compressa. Non lo giuro. Se proprio che sa. Più esaurita, cioè. Troppo, troppo stretto secondo me. Poi il seno sta per esplodere. Non lo so. Però. Vabbè. A parte che non mi piace proprio il vestito, perché fino ad ora non l'avevo commentato, perché adesso sto facendo caso a quei fiorellini che io odio, i fiori rialzati sui vestiti. Nemmeno tu la dici che non sei famosa, mezza famosa, comunque una faccia stanca, ragazzi, non ci fate caso. Questi programmi dovrebbero fare il pomeriggio per me. Che poi mi vengono a dire perché sono brutta. E io piango! No, non ci credete proprio. Comunque, se vedete questo qua a terra, è stato il mio cane a farlo cadere. Adesso lo metto a posto. Giuro, è stato il cane. Giuro. Scusa, non mi hai detto come ti chiami? Enrico? Ma ti chiami Enrico? Scusa, scusa, come ti chiami? Lui non si gira. Scusa, Enrico? Cioè, sai come si chiama? Perché dici che non lo sai? Cioè, perlomeno Barbara, fai una battuta, fai le mode. Ma voi eravate a conoscenza che Martina era la musa ispiratrice del cuore di latta di Rama? Cioè, io non lo sapevo. Tra l'altro, cioè, praticamente non ci ho capito niente di quella canzone. Praticamente Mila era l'ex fidanzata di Alex Belli, anche lei, cioè tradita anche lei, ma Alex Belli ha sempre avuto il vizio di tradire tutte le donne con cui sta. È vero, è fratellino di Luca Onestini, non è male. È carino, cioè è pulito, come si dice da me, non che sia lavato, ragazzi, no, però ho capito, ha una faccia pulita, cioè semplice. Perché Barbara ci vuoi far credere che Serena Rutelli non sapevi che era figlia di e non è raccomandata? Ha fatto un provino come tutti gli altri. Tu non hai saputo la storia e non è raccomandata per far piangere gli italiani. Barbara, Barbara, oh Barbara, col cuore, sempre con il cuore, giusto? Però lei è molto dolce come ragazza, mi piace, ha una voce dolce, molto dolce. Brava, mi piace. Camping Carmelita. Benissimo. Cosa ci sarà mai? Nel frattempo c'è l'M, io non lo sopporto. Non lo sopporto. Nel Camping Carmelita ci sono quattro ragazzi. Vediamo adesso chi entra. Barbarella, io c'ho sonno. Quanti concorrenti sono ancora? Nuovo maschietto in ingresso nella casa del GF16, vediamo dalla presentazione se è famoso oppure no, però anche lui è carino. Ok. Queste due sono le due nuove concorrenti che sinceramente non ho capito il loro nome. Voilà! Io un imprenditore, ma non è famoso. Mi sto commuovendo. Ce n'è una, vero? C'è pochi.
quattro. Sì, ci sono. Allora, Erika, vediamo se lei perlomeno non è famosa. Voi avete capito che anche Erika non è famosa? Ciò vuol dire che c'è qualcuno come noi. Ragazzi, siete pronti all'M? Io no. Già le prime nomination, ma che devono nominare? Alla fine Angela e Audrey si chiamano queste due e andranno al televoto. Cioè, hanno dovuto votare i maschi, ma a primo impatto li hanno visti 2 secondi, che votano? Prima invece voleva stare almeno una settimana. Che aveva più un senso logico di 2 secondi che mi vedi e mi nomini. Boh. Io voglio farvi vedere la mia faccia soltanto, a parte che sto sonno. Direi che entra Lemme. Genio, sì. Prima volta in TV, quindi ha preso tutti quelli che stanno in Ma TV, che sei sicura di vabbè, però io invitarmi, di farmi partecipare? Certo, perché non ti rischiamo farei qualcosa? partecipare nemmeno Buono, uno zecchino d'oro. te la accorgerai dopo. Non mi sfidare, Lemme, perché tanto con me non vinci, non hai mai vinto, eh. Ah, certo. Sei pronto tu? Prontissimo. Vuoi dire qualcosa a Per Cristiano? Barbarella basta che gli date i soldi. La colpa è Le tua. share, che Erika, tanto dimmi domani la ci sera. romperà l'anima lei e le Instagram stories con lo Non puoi share. andare in giro in quelle condizioni. Hai copiato anche il look. Il kit l'ho messo io la prima volta da Barbara. Perché mi copi? Mi sa che Perché zia mi Maggio copi? dopo che se lo picchia. Io spero davvero non sia un concorrente, ma una presa in giro. Fai perdere il controllo. Perché direi tutto. Ma perché lo fanno rientrare gli diamanti? Tanto pippo per pippo. Di Andrea ci mancavano, eh. Quelli erano il top della ciliegina sulla torta di Domenica Live di Barbarella. Praticamente, io lo ripeto e lo ribadisco che Domenica Live, pomeriggio 5, si è trasferito a fa il Grande Fratello e praticamente ci sono solo 4 o massimo 5 non famosi. Che poi non è eliminata, va a televoto con quell'altra tizia, con la Giulia, come si chiama? Giusy, Giulia. Oh, i nomi non fanno per me. Comunque, ragazzi, penso sia finita sta puntata. Spero di sì, perché è uno strazio. Non mi è piaciuto tanto, cioè alla fine soltanto le presentazioni, non è che poi ci sia stato chissà che cosa. Quindi vediamo un attimo come finisce, se no chiudo il video e con le solite cose che dico sempre. Vabbè raga, Angela è tornata in studio, la puntata grazie a Dio è finita. No, no, non è per voi, ma proprio perché sono stanca e anche perché poi la prima puntata è sempre pesante perché ci sono solo presentazioni, non ci stanno giochi, non ci stanno eliminazioni, non ce ne sono nomination, non c'è niente praticamente. Sono un po' stanca anche io ora a pensare che devo editare il video perché se no domani non esce e basta. Niente, vale solo che abbiate pietà di regalarmi un like per questa faccia, che sono l'1:30 di notte e sono sveglia qui per noi. E sì, lo so, ho una faccia pessima, ma sono stanchissima e forse metterò un filtro per ingannare, vi ingannerò con un filtro. Non mi voglio prolungare più col parlato perché davvero sono stanca. Vi voglio solo ricordare di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, un dislike se il video non vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se vi fa piacere. E basta. Ditemi qui sotto se avete visto la puntata, chi è tra di voi il preferito? A me piace sia l'Onestini perché, vabbè, l'Onestini. E mi piace anche la ragazza al cuore di latta e la ragazza che è l'estetista, che non mi ricordo il nome, ma è la figlia della Panombelli. Questi tre mi piacciono. Il resto sì, sono simpatici, però Gaetano, vabbè, è troppo montato, bello ma montato. Tutto il resto, poi si vedrà. Cioè, non mi hanno dato nulla. Fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video e buonanotte a voi. Buona giornata, buon proseguimento, insomma, buon di tutto quello che state per fare. Niente di più, niente di meno, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!